quanto stai aperto. Ok, cominciamo la prerotazione. Arriviamo a 130, tiro indietro il bastone completamente. Roger. Continua la prerotazione. Arrivati a 200, partiamo. Roger. Faremo una partenza molto lazy. Ok. Così ti diverti di più. Forse è meglio che mi metto al centro della pista. Adesso tra poco si alza il muso davanti. Ecco, si è alzato. Si alzano le ruote di dietro. Sì. Stiamo volando. Non appena arriviamo a 65, partiamo. Eccoci qua, partiti. Si può fare in un autogiro che non si può fare con un aeroplano. Vai. Praticamente non possiamo stallare. Ok, sì, me l'ha detto Ranieri questo. Per cui adesso io spengo il motore e scenderemo verticalmente. Ok. Ma pianissimo. Lo faccio comunque con gentilezza. La velocità diminuisce. Certo. Allora tu adesso in un aeroplano normale già cominci a avere i battiti cardiaci. Sì, ma non con questo. Ma non con questo. Adesso possiamo andare. Basta che non vada a zero, perché se vada a zero si rivolta dall'altra parte. Ho capito. Allora rimango sempre con velocità molto bassa. Vedi? Che figata. Niente, velocità zero perché siamo contro vento. Sì, sì, sì. Infatti siamo praticamente fermi. Allora adesso. Poi se abbassi il naso prende velocità, giusto? Sì, sì, esatto. Fino a 65 e poi sì, possiamo ripartire. Anzi, adesso andiamo bassissimi. Sì, è veramente, da questo punto di vista è fantastico, cavolo. Eravamo praticamente fermi. Bellissimo, cioè. Roger. Ok, bene, scendiamo. Ok. Wow. Stai filmando, spero. Sto filmando, certo. Ok, bravo. Fantastico.
velocità di atterraggio qual è? 65-70 nodi. Vabbè, a nodi? Ok. Questa, dunque, la velocità di approccio è 65 miles per hour. Capito. Però poi vedrai che quando atterriamo praticamente non ci spostiamo per niente. Tanto va dall'altra parte. Sì, sì. Fantastico. Atterrato in 6 metri probabilmente. Sì, sì. Fantastico. Veramente bello. Tom, grazie di cuore. E devo ammettere che è ben più divertente che volare in aereo.